Benvenuti alla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Questa sera io sarò la vostra guida. E, detto ciò, la buona creanza imporrebbe di presentarsi. Eh, solo che c'è un problema. Che per presentarsi bisogna avere un nome, ma per avere un nome bisogna essere qualcuno. Invece io non ce l'ho un nome, perché io non sono qualcuno. Mettiamola così. Io sono l'incarnazione, la sintesi, il simbolo di tutti i custodi che questa biblioteca ha avuto nel corso dei secoli. In me ho tutto il loro amore per i libri, tutta la loro conoscenza. Io ho visto coi miei occhi ciascuno dei visitatori di questo luogo. E voi, che ve lo dico con tutto l'amore, siete letteralmente gli ultimi venuti. Avete idea di chi sia stato qui prima di voi? No, forse no, forse voi non sapete, ma questa sera saprete, perché alcuni dei più illustri visitatori della malatestiana li vedrete coi vostri occhi, io li farò apparire di fronte a voi. Oh, oh, oh nulla di spaventoso, di, di, di raccapricciante, non preoccupatevi, anzi, io evocherò costoro nella loro forma migliore nel fulgore della loro giovinezza. Quando si evoca bisogna evocare, anche perché ci sono fra le apparizioni degli esseri femminili che lascia fare. Compirò questo prodigio in onore di una mente prodigiosa, quella di Archimede di Siracusa. E cosa c'entra, direte voi, forse Archimede di Siracusa con la biblioteca malatestiana di Cesena? Lo saprete. Presto saprete anche questo. Ma prima... Dovete concedermi, io sono un uomo di libri, parlo anche e soprattutto attraverso i libri, allora vi devo assolutamente citare almeno qualche verso della poesia che è la poesia preferita da tutti i bibliotecari del mondo. L'ha scritta un bibliotecario che per una curiosa maledizione non poteva leggere i libri che proteggeva e custodiva perché era cieco. Jorge Luis Borges. E parla in questa poesia di un altro bibliotecario che neanche lui può leggere i libri che custodisce, perché è analfabeta. Vive infatti dopo una terribile invasione di barbari che ha distrutto la civiltà, e dice: Borges. I tartari vennero dal nord, eressero piramidi di fuoco e tagliarono gole. Uccisero il malvagio con il giusto, uccisero lo schiavo incatenato che vigila alla porta, conobbero le donne, le scordarono e andarono oltre, al sud, innocenti come animali da preda, crudeli come coltelli. Sapete perché? Sapete perché mi commuove così tanto questa poesia? Perché anche qui, a Cesena, li abbiamo avuti, i tartari, i tartari qui sono stati i soldati napoleonici che hanno sgomberato queste stanze, hanno trasformato questo luogo in una caserma, in una caserma. E se i libri sgomberati sono stati comunque custoditi, protetti e poi a tempo debito riposizionati, lo si deve, lo dico senza falsa modestia, a noi, ai custodi che il comune di Cesena ha nominato dalla fine del Settecento. Prima di quella data invece eravamo religiosi, frati, frate Franceschino da Cesena, frate Paolino vissuto nel Cinquecento, così longevo, Antonio Rodosio detto l'Alemanno, nomi che probabilmente non vi dicono nulla. A Messi sì, sono i miei nomi, sono alcuni dei nomi che ho avuto. Quanto tempo è passato? Ma io non dimentico nulla. Cioè, per esempio, questa cosa di Napoleonici che ha fatto la caserma, quando ci penso, ancora mi viene il sangue alla testa. Ma come si fa? Ma questo è un luogo sacro! Questa è la più antica biblioteca civica del mondo. Ma capito? caserma. Mi perdoni, sto sì? scrivendo una tesi, ecco. Va bene. E, e mi, mi domandavo, e questi frati che lei ha nominato, questi custodi, si sono succeduti l'un dopo l'altro nel controllare eh, questo spazio? Oppure loro stavano assieme nello stesso momento nel custodire la biblioteca? No, io sì? sono sempre stato in due. Ah. Infatti, poi vedremo nella parte più antica, più sacra, c'è una bellissima porta con due serrature che si aprono con due diverse chiavi. Ma mm -hmm. come adesso lei mi fa perdere il filo, signorina? Che mi fa piacere che prenda appunti. sì, per la tesi. Brava, lei prende appunti. Brava. Sì. Lei prende appunti? O fa finta di prendere appunti. Cioè, non è che è uno di come, que come quelli che fa fanno finta di prendere appunti così hanno la scusa di tenerla penna in mano. Poi appena io mi volto, lei scrive, come si chiama? Eh? Azzurra. Azzurra è stata qui! Come fate voi giovani? Mm. No, no, ci mancherebbe altro, ha proprio sbagliato persona con cui parlare. Voglio dire, io ho persino restaurato alcuni dei libri qua presenti e ho fatto la guida alla Pinacoteca qualche anno fa, quindi ha proprio, proprio sbagliato persona, ecco. No, scusi, non volevo offendere, no, scusi, no, si è addirittura restaurato il libro. Eh, sì, sì. No, no, sappia però che questa mania di scrivere il nome, di incidere... I muri, è veramente senza tempo, senza freni, è una cosa endemica. Non, non, non. Ma sa che qui ci sono i nomi scritti sui muri nell'Ottocento, nel Settecento, nel Seicento? Nel nel Addirittura nella sala del Nuti, la parte più antica, c'è il nome di Lucrezia Borgia. C'era scritto dalla sua mano? No, ma gliene dico una migliore. Addirittura... Novello e violante malatesta, cioè, i fondatori della biblioteca hanno, hanno, sì, hanno inciso sui muri i loro nomi, cioè, veramente una cosa senza freno, ma cos'è? Cos'è questa febbre irrefrenabile, demenziale, questa mania di tracciare sui muri il nome, di lasciare un segno. Cos'è? Da dove vi viene? Eh? Io lo so forse, da dove vi viene. È il sentimento della vostra finitudine, della vostra caducità che vi spinge a questo. Allora c'è chi per farsi ricordare fa erigere una piramide e chi attacca un lucchetto al Ponte Milvio. Ma vede, signorina, voi dovete comprendere che l'eternità non consiste nell'essere ricordati, ma nel ricordare. E. Eh. Cosa significa questo? Significa, signorina, che attraverso i libri, mm -hmm. attraverso i libri, noi ricordiamo quello che è stato detto e pensato secoli prima di noi. Allora, quando tu leggi le parole di un uomo che è nato mille anni prima di te e le comprendi, le capisci, le condividi, te le commuovi, capisci che in un certo senso tu sei contemporaneo suo. Sei contemporaneo di chi è nato mille anni prima di te, come lo sarai di chi nascerà mille anni dopo di te? E quando tu mediti un teorema matematico, tu hai in mente qualcosa che è vero adesso, ma è stato vero in passato, sarà vero in futuro, sarà vero persino dopo la fine dei tempi, in qualche modo. Allora è qui, è così, è in questa consapevolezza che, come dice il grande filosofo Baruch Spinoza, sentimus ex perimurque. Nos eternos esse. Sentiamo e sperimentiamo che noi siamo eterni. E ora, a proposito di questo, vi invito ad essere un po' meno caduchi, un po' più eterni, ricordando, anzi, incontrando un uomo straordinario, un intellettuale così grande che forse voi non l'avete neanche mai sentito nominare. Ora lo vedrete e lo udirete a sua volta, ricordare una mente, se possibile, ancora più grande. Ecco la prima sorpresa di questa sera. Benvenuti in questo cronotopo che è stato creato qui per voi. Il cronotopo è lo spazio-tempo. Perché l'universo ha quattro dimensioni. Oltre alla lunghezza, alla larghezza e alla profondità, c'è anche il tempo. Già, e così sono tornato qui per voi nel mio aspetto migliore, come sempre accade per chi si trova nell'eternità. Vedete come i muri di questa biblioteca, fra i quali mi sono aggirato secoli fa, permangano ancora inalterati mentre ormai da lungo tempo il mio corpo mortale si è ormai dissolto in polvere così è la vita umana che svanisce in un baleno in mezzo ai suoi tumulti e ben poco c'è di casuale io nacqui 500 anni fa e mi chiamavo federico commandino il mio nome vi dice poco come vi dirà poco anche il nome del mio allievo guidobaldo dal monte e di tanti altri vi dirà poco anche il nome dell'Accademia da me fondata, la Scuola Matematica Urbinate, che traeva la sua forza dal sostegno dei Montefeltro, guerrieri e mecenati proprio come Federico, che visse qualche decennio prima di noi. È a lui che si deve il Palazzo Ducale, con il suo celebre studio, con la raffigurazione degli strumenti scientifici e tecnologici e matematici conosciuti al suo tempo, là dove c'era la biblioteca più grande del mondo che poi andò distrutta. Ma andiamo con ordine. Si era sempre pensato che l'umanesimo, cioè l'idea di riportare alla luce gli antichi e la loro cultura, cercando di recuperare le loro opere ormai perdute, eh, vi ricorderete la celebre frase, siamo nani sulle spalle di antichi giganti, che l'umanesimo, dicevo, fosse un fatto prettamente letterario, vedi Seneca o Cicerone, oppure filosofico, vedi Platone e Aristotele. E ancora. Fino a poco tempo fa, voi credevate che la scienza moderna fosse nata dal nulla, come un'illuminazione magicamente scaturita dai tempi nuovi. Ma non era così, e io lo avevo capito. Noi abbiamo trovato e riscoperto antichi matematici greci, che avevano a loro volta calcolato leggi e misure fondamentali che però per secoli erano andate perdute. Nel lungo medioevo che spense la civiltà, L'umanità non soltanto aveva dimenticato, ma proprio perduto ogni capacità di conoscere, e con essa anche gli strumenti necessari per comprendere l'importanza di quel contributo. Molti libri andarono distrutti, molti altri invece rimasero nascosti nelle biblioteche, in biblioteche proprio come questa. Ma chi erano e quando sono vissuti questi scienziati. Per circa tre secoli nelle città greche del Mediterraneo orientale, subito dopo le imprese di Alessandro Magno fino ad arrivare al sorgere dell'impero romano, si ebbe un'epoca detta ellenistica, all'interno della quale si consolidò la scienza antica, Euclide, Eratostene e Archimede. Soprattutto ad Alessandria, nella cui biblioteca universale, nei volumi di papiro erano racchiuse tutte le conoscenze dell'epoca. E poi Siracusa, dove viveva e lavorava come geometra e architetto anche militare proprio il nostro Archimede. A cancellare la prima ci pensarono gli islamici, alla seconda provvidero i romani e poi gli emanuensi del Medioevo riciclavano le pergamene cancellando gli scritti precedenti per comporre libri di preghiere, in certi casi smarrendo tesori di conoscenza, in altri casi invece salvandoli loro malgrado. Siamo stati noi a trovare, a tradurre, a ricostruire dai frammenti quel pensiero così scientifico, così preciso e razionale, elaborato dagli antichi. Si è sempre attribuito giustamente a Galileo L'inizio della rivoluzione scientifica dell'età moderna, ma non si è mai ricordato che furono proprio le nostre riscoperte ad aprirgli la strada, le nostre proposte di nuove teorie. Vi stupisce? Io dissi: il matematico che non studia Archimede non è un vero matematico. Fortunatamente qualcuno dei vostri contemporanei ha fatto giustizia, ricordando che fui io a introdurre il termine baricentro un concetto divenuto ormai di uso comune, che fui io ad aprire la strada alla geometria proiettiva, cioè il passaggio in chiave scientifica del concetto di prospettiva utilizzato da architetti ed artisti e del quale tutta la tecnica di oggi di fatto si serve. Che gli elementi di Euclide sono il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia. E ha fatto giustizia ricordando anche la mia affermazione secondo la quale la matematica deve avere un rapporto con le cose visibili e sensibili poiché senza questa essa sarebbe incomprensibile. Ecco dunque il contributo più importante, più attuale che io vi ho lasciato. Soltanto una conoscenza matematica globale, in tutte le sue sfaccettature, sia scientifiche che tecniche, può risultare adeguata al nuovo mondo che si va delineando. Bene, ora mi avvierò per voi. A riprendere la mia antica ricerca nel silenzio e nella luce armoniosa di questa biblioteca malatestiana. Io ero convinto che qui, oppure fra i corali dell'Osservanza donati da Bessarione, un cardinale umanista del Quattrocento che voleva riunificare la Chiesa d'Oriente a quella d'Occidente, che qui, dicevo, fosse nascosto un qualche segreto, magari un segno nascosto dentro un corale, oppure addirittura. Una dimostrazione di Archimede nascosta, occultata da una preghiera, ma conservata da voi, proprio qui, a Cesena, dalle fiamme arabe che bruciarono Costantinopoli. Federico Commandino, capite, il padre della parola baricentro e del concetto di baricentro. Un concetto senza il quale sarebbe impensabile lo sviluppo della meccanica, la progettazione di macchine, per esempio. Ma ora, un'altra sorpresa, questa volta un'apparizione femminile, anche lei nel fiore della giovinezza. Ci accoglie ora la padrona di casa, la vera signora della malatestiana. Oh mio Dio! Quanta gente è giunta qui dal mondo del poi? Mai avrei immaginato, dando vita a questa biblioteca, di ritrovarla ancora intatta, così come la facemmo tanti secoli fa. Io nacqui nel 1430 e di me non ci sono ritratti. Sono Violante da Montefeltro, sposa di Domenico Malatesta Novello. L'ultima signora di Cesena e la più amata, a quei tempi la vita era impastata di veleno, di congiure, di distruzione. Persone e cose avevano vita breve. A otto anni persi mia madre, a dieci mio padre, e a dodici fui data in sposa a Domenico. Ma siccome ero ancora una bambina, me ne tornai ad Urbino per trascorrere la mia pubertà. Una pubertà che mi colse in un mattatoio, nemmeno due anni dopo, quando dei congiurati scannarono mio fratello D'Antonio davanti ai miei occhi e a quelli delle mie sorelle. Aveva soltanto sedici anni, mio fratello, e dopo la morte di mio padre, era lui, il duca di Urbino. Fu allora che, in preda al terrore, pregai Dio per la nostra salvezza e gli promisi castità perpetua. Il Signore mi ascoltò e io mantenni sempre la mia promessa. Potei farlo perché il mio sposo era un gentiluomo e due anni dopo accettò un matrimonio senza sesso e senza discendenza. Era un uomo nobile, gentile, colto, amante del popolo, abile e valoroso anche in guerra. Fece più lui per Cesena in trent'anni che gli altri in trecento. Quando poi cambiò la vita in morte, come scrisse allora un copista al margine di un codice, io mi ritirai con la mia fede in un convento di Ferrara, dove diventai suor serafina, una monaca poi morta in odor di santità. Su via, ora devo tornare ad essere quell'ospite bella, sobria e gentile di cui parlano le cronache del tempo, per portarvi, come vuole il custode che mi ha evocata, all'ingresso della biblioteca voluta da me e da Novello. Sapete, mio zio Prospero Colonna era cardinale e fu lui a Roma a educarmi alla cultura classica. Ora vi porto all'ingresso della Libraria Domini, la biblioteca voluta da Novello, dove io trascorsi con lui e con altri umanisti le giornate più belle e feconde di quegli anni, anni in cui abbiamo dato vita non ad un figlio, ma al rinascimento di Cesena. Venite, vi mostro l'ingresso, un capolavoro dell'arte. Ecco, questo portale d'ingresso in pietra è opera di Agostino di Duccio, consigliato da Leon Battista Alberti. Questa bellissima porta in legno è invece opera di Cristoforo da San Giovanni in Persiceto e riporta la data del 15 agosto 1454, che è anche l'anno dell'inaugurazione della sala di lettura, che voi oggi chiamate Aula del Nuti, in nome di colui che portò a termine l'opera, l'architetto militare Matteo Nuti di Fano. Vedete l'elefante scolpito in pietra? Ecco, questo è il simbolo della casata dei Malatesta e rappresenta un elefante indiano, perché si diceva che gli elefanti indiani erano più forti di quelli africani. Ovviamente, qui nessuno aveva mai visto un elefante, ma comunque ci si rifaceva a raffigurazioni antiche o alle monete romane. Ecco, notate la scritta in latino: Elefas indus culices non timet. L'elefante indiano non teme le zanzare. Che cosa significa? Significa che non bisogna dare peso alle meschinità dei deboli, che sono solamente fastidiosi come le zanzare e che quindi, se uno è forte, non deve necessariamente perseguitare e combattere il suo nemico. Ecco, questo fu certamente vero per mio marito. Non certo per suo fratello Sigismondo o per il mio, Federico da Montefeltro, che furono sempre fonte di guai per il popolo e per noi. Ma queste storie, signori, ve le potete cercare sui libri perché per me è acqua passata. Amici, quando varcherete questa soglia, uscirete dal vostro tempo ed entrerete nel mio, perché l'aula è la stessa di allora la medesima atmosfera e lo stesso silenzio. Nulla deve turbare le antiche pergamene, nemmeno la luce diretta o artificiale. Sobria ed essenziale, come la nostra fede francescana, è formata da tre navate che rappresentano la Trinità e da dodici campate longitudinali che rappresentano gli Apostoli. Venti colonne bianche scandiscono la navata centrale. Il pavimento è in cotto rosso e verde, è il colore dell'intonaco. Bianco, rosso e verde erano i colori dei malatesta e oggi, guarda caso, sono i colori della vostra bandiera. Sapete, nemmeno un anno dopo l'inaugurazione di questa biblioteca veniva stampata in Germania una Bibbia a caratteri mobili da un orifice tedesco che aveva inventato una tecnica che in breve tempo avrebbe rivoluzionato il libro e soprattutto la sua diffusione. Non lo sapevamo, ma chi mai avrebbe potuto immaginarselo? Noi comunque abbiamo contribuito a salvare e a diffondere la cultura. Vi sono scoperte uniche nella storia del mondo ed opere irripetibili. Le cose che non si conservano e non si tramandano si perdono per sempre e inoltre. Le pergamene ci sono ancora, dopo tanto tempo, come i rotoli di papiro del Mar Morto. La carta diventa polvere prima o poi, per non parlare di quegli impulsi di luce che sono la scrittura di oggi dei vostri apparecchietti. Se arriva un po' di buio, tutto svanisce. Buona vita terrena per voi. La mia biblioteca vi aspetta. Io mi domando, che cosa sappiamo noi di Archimede? Davvero conosciamo tutte le sue invenzioni, tutte le sue scoperte straordinarie? Certo, quelle più importanti, più famose, soprattutto quelle giunte fino a noi, sì, come la manus ferrea, un braccio meccanico azionato da un uomo soltanto, in grado di rovesciare in mare un'intera nave romana con tutto l'equipaggio. Incredibile, perché lui aveva scoperto il principio della leva. Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo. Straordinario. Geniale anche perché con la sua geometria matematica lui di fatto scopriva le leggi della fisica, quindi ideava e poi realizzava. La sua non era soltanto una speculazione teorica, lui verificava e finalizzava, verificava sperimentalmente le sue scoperte un precursore straordinario, un genio inaudito per il suo tempo e per tutti i tempi a venire. Ad esempio, la vite che porta il suo nome, l'applicazione di un principio mediante il quale l'acqua veniva trasportata dal basso verso l'alto e così si potevano irrigare i campi, prosciugare le gallerie oppure intervenire nelle miniere. E l'orologio ad acqua, oppure il suo lavoro sui corpi galleggianti che di fatto introduce la legge fondamentale dell'idrostatica, e l'arenario, l'arenario che lui costruì e mediante il quale il sistema numerico lui riuscì a calcolare quanti granelli di sabbia c'erano in tutta la Terra e in tutte le stelle fisse, e il planetario che lui costruì basandosi sui movimenti dei corpi celesti e che fu trafugato dai romani e portato appunto a Roma e che mise in imbarazzo Cicerone perché di fronte a tanta scienza egli dovette sentirsi un barbaro. In cambio, però, riuscì a trovare la tomba del siracusano nascosta sotto una sfera e un cilindro di pietra proprio come il matematico aveva voluto, simbolo delle scoperte geometriche che lui era riuscito a trovare. E gli specchi stori? grandi superfici curve in grado di catalizzare i raggi del sole e proiettarli in un punto a distanza e così facendo incendiare le triremi romane. Incredibile. Si dice che fosse una leggenda, però i disegni e gli schemi che ne hanno fatto secoli dopo gli studiosi arabi stanno cominciando a convincermi del contrario perché loro di fatto furono gli unici a riuscire a sottrarre qualche prezioso volume da quel terribile incendio che distrusse la cultura ellenistica. Così riuscirono a trovare formule e comunque soluzioni matematiche che già i romani non avevano più. Però io sento che manca qualcosa, qualcosa di fondamentale, qualcosa di decisivo per farci capire il metodo che Archimede utilizzava. Perché nelle dimostrazioni giunte fino a noi manca sempre un qualche concetto, un presupposto fondamentale che però lui doveva necessariamente aver trovato. È la quadratura della parabola con la quale lui riuscì a calcolare l'area e il volume di ogni tipo di curva. Ma, dopo tutto, sappiamo così poco di lui. Nemmeno sulla sua morte gli storici hanno saputo dare un parere concorde. Qui, in malatestiana vennero in tanti persino Leonardo da Vinci il più simile forse fra i moderni al nostro grande Archimede Leonardo morì che io ero poco più di un bambino ed è ancora tutto da scoprire Quando giunsi qui la prima volta, nella primavera del 1502, eravamo in tre, un terzetto singolare ai vostri occhi e alla luce della storia che avete studiato. Cesare Borgia, Niccolò Machiavelli e io. E potreste chiedere come mai io, sul quale sono stati scritti più libri di quelli che questa biblioteca possa contenere, io che un sondaggio del XX secolo ha proposto addirittura come uomo del millennio, fosse al servizio di uno spietato criminale come il duca Valentino. E Machiavelli allora, una delle menti più brillanti che l'Italia abbia prodotto, un uomo che la scienza politica continua a studiare nelle università di tutto il mondo dopo 500 anni. Cosa ci faceva con lui? Voi non avete capito e continuate a non capire. Invece dovreste. Infatti in quel famoso sondaggio uomo del millennio fu eletto Gengis Khan. Io ne sono solo il brillante secondo. Gengis Khan che era un giovanotto molto più efferato del Vorge, ma anche più fortunato.